Questo programma è in collaborazione con Einstein Space. Amici del videomagazine Sport, buon pomeriggio. Ci troviamo oggi al centro sportivo di Sestola per il Master di Jiu-Jitsu. Parleremo oggi con i coach per capire l'importanza di questi aggiornamenti e di loro perché. Io sono Caterina Iotti e saluto tutte le mie colleghe per un 2019 ricco di news. Ciao Piero, buon pomeriggio. Ti colgo l'occasione per portarti il saluto da parte di Francesca, con la quale vi siete parlati settimana scorsa per il campionato italiano. Certo, grazie anch'io. Bene. Niente Piero, allora ti chiedevo com'è andato il week di gara scorso. Allora, prima di parlare del week day che abbiamo fatto i campionati italiani a Pieve di Cento, volevo ringraziare l'amministrazione comunale di Sestola che ci ha permesso di fare questo, realizzare questo stage, insomma. Ringraziamola allora. Ed è andato bene lo stage, la gara che abbiamo fatto sabato scorso ha permesso a molti ragazzi di misurarsi e cioè, in tanti, eravamo oltre 400, e quelli che hanno fatto medaglia saranno selezionati per la gara che faremo adesso a Maribor e poi per i campionati mondiali a Abu Dhabi. Quindi abbiamo già un calendario, avete già delle date? Certo, allora adesso il 2-3 di marzo andiamo a Maribor, che è una Coppa Europa indetta dalla Federazione Europea, e invece la Federazione Internazionale a novembre andremo a Abu Dhabi con i grandi, con gli adulti, diciamo. Bene, quindi avete già, diciamo, tutto programmato. Abbiamo anche altre gare che però adesso sto qua a elencarle tutte, perché noi ogni 15 giorni siamo impegnati a livello europeo e mondiale. Però i più importanti secondo me sono questi due qua. Bene Piero, allora l'ultima domanda: che cosa serve il master che abbiamo oggi pomeriggio? Ecco, questo qui è, che noi lo chiamiamo stage, master, che va benissimo, è basato sulla formazione. Noi anche adesso continuiamo a studiare nonostante la nostra età, e permettiamo ai nostri ragazzi di imparare di fare attività anche con maestri di diversi stili e per migliorare sempre. Non bisogna mai fermarsi. Ercole, buon pomeriggio, saluto anche te. Ciao. Ti faccio una domanda velocissima e ti chiedo, dunque, il jiu-jitsu vuole essere uno sport non violento, giusto? Nonostante a volte capiti che i ragazzi abbiano dei piccoli incidenti, insomma. Ma gli incidenti capitano dappertutto, quindi soprattutto nel calcio, si fa male a tutti, però qua è difficile che si faccia male, anche perché imparano a controllarsi, a controllare le emozioni e a rispettare soprattutto gli altri, quindi della violenza non ce n'è. Allora lui è senza un po' di profilo perché non vuole che lo schiacci, si fa scudo con le braccia, sono però riuscito a tracciare un braccio, a questo punto l'altro non lo tengo in controllo, libero contro il ginocchio e scivolo di qua. Quindi facendo in laterale, abbracciando il collo, sempre sfilare il ginocchio, apro il pantalone, apro dall'altra parte. Allora, intanto, dato che voglio che lui mi dia pressione, intanto comincio a spingerlo per invogliarlo e dargli a fare pressione. Passo questo sotto la scena. Poi cosa faccio? Il ginocchio che qua va dietro e lo spinge e io scivolo qua sotto. Non prendete
non prendetelo così direttamente o così, perché lui si può liberare facilmente. Fatemi vedere la mossa che più vi piace. Va bene. Super, bravissime. Bene Giuseppe, buon pomeriggio, grazie per essere qui con noi. Salve. Ti faccio una domanda, so che ti occupi oltre che di Jiu-Jitsu anche di difesa personale, giusto? Sì, esattamente. Perfetto. Dunque, il Jiu-Jitsu vuole essere uno sport non violento, come è stato detto anche in altre interviste e come è visibile effettivamente. E per quanto riguarda la difesa personale, ci sono delle differenze? Quali sono le caratteristiche principali? Beh, la difesa personale si differenzia un po' dalla parte sportiva, anche se ultimamente abbiamo aderito, siamo entrati nella federazione del Jiu-Jitsu e quindi abbiamo fatto proprio una gara la settimana scorsa con degli ottimi risultati, ci siamo classificati primi, quindi bellissimo, e bel lavoro. Però noi principalmente ci dedichiamo alla difesa antibullismo, facciamo nelle scuole, quindi promuoviamo questo e purtroppo insomma, abbiamo tante richieste e poi lavoriamo con degli enti che difendono le donne, adesso nello specifico a Ravenna e dintorni ci sono questi enti come Linea Rosa, e facciamo dei corsi totalmente gratuiti sia per i bambini che per le donne, poi a volte insomma vogliono approfondire ci vengono a trovare nei nostri corsi serali e quindi insomma che sono diventati sempre più numerosi e troviamo tanto riscontro insomma. Bene Giuseppe, grazie. Bene Desiree, e la mossa che ti piace di più? Assolutamente il triangolo, e quando mi viene poi è sempre soddisfazione. Poi ce ne sono tantissime altre che mi piacciono, ma il triangolo mi viene sempre. Vuoi che la provi su di te? Ma va bene così, grazie. Mi incuriosisce molto, quando siete fuori dal campo siete tutti amici, mentre una volta entrati vi tirate tantissime mazzate, come mai? Perché in ogni caso dobbiamo sfogarci in qualche modo e troviamo in questo sport un qualcosa attraverso cui farlo ovviamente e oltretutto questo sport, oltre a farci sfogare, ci insegna la disciplina che poi serve nel mondo e nella vita normale. Ecco tutto. Ti ringrazio. Grazie a lei, arrivederci. Finito lo stage, finita la cena, finita la puntata. Noi del Video Magazine vi salutiamo. Qui da Sestole è tutto e ci vediamo alla prossima puntata.